Roba da pazzi, roba da Bologna. Una volta tanto le montagne russe delle emozioni premiano i rossoblù. Giornata col cuore in gola, prima per l'esito del match col Messina al Dallara e poi per le notizie da Ascoli e Lecce. E al 90esimo il Bologna si riscopre secondo e padrone assoluto del proprio destino. Situazione propiziata dalla pronta reazione alle tre sberle di Grosseto. All'inferno e ritorno in 8 giorni, ora la Serie A è decisamente più vicina. I tifosi decidono di sostenere e rimandare i propositi di contestazione. Decisione azzeccatissima, mai come oggi gli assenti hanno avuto torto. Al Dallara dirige Luca Marelli di Como e il Bologna spinge subito il pallone per Di Gennaro, conclusione deviata in calcio d'angolo dalla chiusura di Parisi. Attacca il Bologna ancora con il tentativo di Di Gennaro, sinistro alto sopra la traversa, scelta azzeccata di Arrigoni. Di Gennaro dal primo minuto. Vagliani porta scompiglio nell'area del Messina, il suo tiro deviato diventa assist per Dino Fava, che non inquadra lo specchio della porta, è entrato al posto dell'infortunato Bucchi. Dino Fava è sfortunato in questa circostanza, non si sblocca il risultato. Calcio di punizione per il Messina, Cordova, il pallone sfugge dalle mani di Antonioli e poi Biancolino calcia sul fondo, super brivido per i tifosi del Bologna, ma è un episodio perché il Bologna torna a fare la partita. Il pallone di Di Gennaro, che si presenta nei pressi della porta, viene affrontato da Stendardo. Per Marelli tutto regolare, non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Sul contatto tra Di Gennaro e Stendardo, anche un piede galeotto in precedenza di Parisi a sfilare la scarpa di Di Gennaro. Prova ad andare via sul settore di sinistra Bonetto, chiude l'1-2 Vagliani, ancora Bonetto, il destro, troppo debole centrale. Blocca senza difficoltà il portiere del Messina Petrocco, attacca ancora il Bologna, Vagliani bene per Marazzina, Marazzina cerca il tiro sporco, traversa, poi di testa Di Gennaro, il salvataggio clamoroso sulla linea ancora di Parisi. Bologna a un centimetro dal gol, mani tra i capelli per Daniele Arrigoni. La partita sembra non volerne sapere di sbloccarsi, arriva il gol però al 45esimo minuto esatto con Massimo Marazzina, che per la prima volta in questa stagione si presenta dagli 11 metri, calcio di rigore procurato dal solito Di Gennaro, conclusione solida con il sinistro a incrociare la traiettoria e il gol dell'1-0 che scaccia i fantasmi. Bologna che parte forte nel secondo tempo, la sponda di Fava apre la strada a Marazzina per il gol del raddoppio, 2-0, e pubblico invisibilio al Dallara perché contemporaneamente al gol di Marazzina arrivano dagli altri campi notizie confortanti. Pallone in avanti, cerca di completare la giornata perfetta il Bologna, lo recupera Dino Fava che dal limite dell'area piazza il colpo da biliardo, palo e gol, e finalmente anche Dino Fava può esultare, festeggiatissimo dai compagni di squadra e da tutto il pubblico. Nel frattempo il Bari vince 2-0 a Lecce, l'Albino Leffe è sotto 3-1 ad Ascoli, è un momento storico per il Bologna in questo campionato. Il 3-0 di Dino Fava fa calare il sipario sul match del Dallara, anche se c'è spazio per questo bruttissimo fallo di Degano ai danni di Carrus in una situazione assolutamente innocua con il Bologna che cercava di gestire il possesso palla. Marelli dà un calcio di punizione alla Messina, lo batte Cordova, il colpo di testa di Mariano Stendardo, palla vicinissima al secondo palo, palla sul fondo, si alza in piedi anche Alfredo Cazzola, esulta in tribuna il presidente. È una giornata fantastica, il Bologna vince e torna secondo in classifica.